La comunità di Paternopoli si è stretta alla famiglia di Libero De Rienzo per l'ultimo saluto all'attore, morto all'improvviso a 44 anni, il 15 luglio scorso, nella sua casa romana. Il padre Fiore e la moglie Marcella Mosca hanno voluto le esequie non in forma privata e hanno scelto il paese della Valle del Calore, in Irpinia, terra d'origine della famiglia. In tanti qui ricordano con affetto Picchio, come veniva soprannominato Libero, affetto e considerazione ricambiati anche dai colleghi e dagli amici del cinema arrivati da Roma. Tra questi Stefano Fresi, visibilmente commosso, e il regista Marco Risi, che ha diretto De Rienzo nel ruolo del giornalista Giancarlo Siani in Forte Apache. In prima fila anche il sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano. Una cerimonia semplice, tra sguardi ancora sgomenti, salutata da un lungo applauso quando va via la barra adornata di girasoli, il fiore preferito da Picchio. L'unico a rilasciare una dichiarazione è Don Rocco Salirno, che ha celebrato le esequie. È un momento di particolare sofferenza per tutta la comunità, perché la presenza dei familiari, dei genitori di Paternopoli è molto sentita, quindi c'è veramente una grande attenzione per la sua umanità, per la sua solidarietà. E tutti quanti noi adesso ce lo affidiamo al Signore della Misericordia, al Signore della vita, e noi continuiamo a vivere con impegno la nostra vita di ogni giorno e di solidarietà anche con i familiari. L'attore riposerà nella cappella di famiglia accanto alla madre, persa quando era bambino. Sulla sua morte è ancora aperto un'inchiesta e si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Il lungo saluto alle esequie, però, è la prova più bella di amore e di stima che tutti provavano per Libero De Rienzo.